Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della Granian Skies. Come vedete sto quasi per morire, ma perché semplicemente ho cercato di uccidere un creeper e mi è esploso leggermente vicino. Ragazzi, c'è estrema urgenza di fare il letto per evitare problemi della notte, quindi visto che questi due alberi sono riusciti a spawnare, però facciamo un'altra cosa, vi svelo anche un segreto. In questa mappa il modo più veloce all'inizio per mangiare è quello di farmare i vermi, quindi una volta che avete una buona scorta di oak sapling, lasciate perdere i sapling normali e cominciate a farmare tutti gli alberi del filo, ok? Quindi con i vermetti, e se non avete tanti vermetti basta che gli alberi li fate, oddio sto per perdere la terra, basta che gli alberi li fate ad una distanza di 3 blocchi e automaticamente si espanderà come una malattia, diciamo questa cosa, quindi diciamo il baco da seta automaticamente si espanderà, quindi basta una configurazione del genere. Andiamo a prendere, ecco che allora io qua sto per morire. Cerchiamo di andare avanti con le quest velocissimamente e di droppare soprattutto tanti dei vermetti. Siamo a quota 5 vermetti, va benissimo, io inizierei a cuocerli. Andiamo subito a cuocerli. Intanto qui si sta spostando la malattia. Scusami, Enderman. Togliti davanti alle palle, però. Cuociamo i vermetti. Benissimo. Bene, sta andando all'albero grande la malattia e questo ci fa molto piacere. Io ora devo farmare un bel po' di stringhe, però completerò la quest insieme a voi perché tanto dovremmo avere la quantità necessaria di stringhe. Ora verifichiamo subito. Come vedete automaticamente la malattia, se possiamo chiamarla tale, vabbè infatti le foglie si chiamano infested, si sta automaticamente trasportando agli alberi vicini. E questo è molto positivo perché ci permette insomma di riciclare i nostri vermetti e non doverli spendere per gli alberi, per creare nuovi alberi. Quindi basta avere sempre un albero con delle foglie infestate che ci permetterà di produrre quasi infinitamente la seta. Non abbiate paura di usare il bone meal all'inizio perché è la vostra unica arma di sopravvivenza. Vado a cuocere questi altri due vermetti. Ok, ho già il primo vermetto cotto. Ok, creiamo della lana. Uno e due, ok. Ora facciamo il letto. Questo Enderman ha già rotto le scatole. Ok, ora dobbiamo fare un wooden hammer e una fishing rod. Lo facciamo subito. Poi vi spiego a che serve il wooden hammer. È veramente importante. Perfetto. E ora una fishing rod. Sì, ce ne saranno il doppio, ok. Fishing rod, perfetto.
ci serve l'oaxiv. L'oaxiv si fa così. Perfetto. Dopodiché, non ricordo. Dopo non ricordo. Ebbene sì, dopo non ricordo. Ok, questa è la configurazione, molto semplice. Facciamo una cosa di questo tipo e abbiamo creato il nostro OAXIV. Perfetto, lo possiamo mettere qui in un angolino. Benissimo. Benissimo. Completiamo subito questa quest. Fantastico. E dobbiamo creare la cobblestone. Come si crea la cobblestone? In pratica, con i barili che abbiamo fatto prima, per ora ne faccio degli altri. Dobbiamo mettere qualunque cosa sia naturale. Ok. Qualunque cosa che sia naturale. La mettiamo a compostare. In questo caso abbiamo gli oak sapling. Utilizzo questi perché sono quelli che ci mettono, ce ne vogliono di meno, insomma, per creare della dirt. Allora, dai, 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 dai. Intanto qua facciamone subito degli altri. Qui si è creato un altro megalbero. La cosa è positiva ma anche negativa, perché direi che a questo punto ci conviene fare proprio una ascia. Generato la terra. Questo Enderman non vuole togliersi davanti alle scatole. Se ora noi andiamo a mettere la terra a sievare, dobbiamo procurarci un po' di cobblestone. Oh, abbiamo prodotto del grano! Fantastico, fantastico veramente. Potete neanche capire quanto è importante avere dei semini subito all'inizio. Allora, produciamo la cobblestone. Abbiamo due di cobblestone. Finiamo la quest e andiamo a piantare subito i semi per cominciare la nostra farm. Allora, io prenderei i semi di carote. Sì, di carote. Perché sono quelle che ci danno più cibo, in un certo senso. Voi dite perché ci danno più cibo? Perché in proporzione con, insomma, una piantina di carote tiriamo fuori praticamente. Ah, benissimo, abbiamo preso l'ascia. Con una piantina di carote tiriamo fuori 4-5 carote che ci danno mezza cosciotto l'uno, mentre con una pianta di con una pianta di grano, no. Tiriamo fuori un ramoscello di grano che dobbiamo combinare con altri, diciamo, due piantine di grano per generare un panino che ci dà solo un cosciotto. Quindi se andiamo a fare un conto, in maniera molto semplice, è evidente che le carote sono molto meglio. Ok, prendiamo altri alberelli perché dobbiamo fare della terra. Anche se comunque a prescindere ci conviene farmare le stringhe perché in proporzione ci danno più terra. Solo che ci vogliono 25 stringhe per fare un blocco di terra. Facciamo così. Ok, andiamo a mettere qui questa cosa qua. Ok. Benissimo, ho degli alberelli, benissimo. Tu devi crescere, dateci l'ascia. Io devo andare a piantare subito i
i semi. Prima li pianto, meglio è. Andiamo subito a piantarli e piazziamo il letto. Direi che necessità primaria. Dove lo metto il letto? Dove lo metto? Dove lo metto? Mettiamo qua. Qua. Andiamo a dormire. Non si può ancora andare a dormire. E prendiamo la terra. Non ti incazzare, sei tu che stai vicino a me, non mi rompere le scatole. Cominciamo a fare la nostra prima farm, solo che ci serve lame. Allora, ci serve questa roba qua. Ragazzi, l'inizio è un po' difficile, è vero, però vi posso assicurare che una volta che iniziamo ad avere una buona produzione di cibo, diventa tutto più semplice. Ok, quindi due semini e il terzo semino, perfetto. Ok. Questo non è ancora essiccato. Questo non è buono. Però possiamo mangiare i semini che abbiamo. O meglio, i vermetti. Io per sicurezza deposito uno di questi alberelli. Se perdiamo quello siamo finiti. E io andiamo a vedere la prossima quest. Qual è? Prossima quest, la pesca e creare sta roba qua. Ok, ci servono quindi 4 pezzi di terra. Andiamo a farmare. Dobbiamo farmare, ragazzi. Cioè, se non è chiaro, bisogna farmare. Sempre e solo farmare. Direi che è arrivato il momento di andarsene a dormire. Dammi l'alberello. Ehi, tu, dammi l'alberello. E se ne andiamo a dormire. Ciao. Oh, no, mannaggia, devo killare per forza questo Enderman. Sì, sono sopravvissuto, sono sopravvissuto, sono un mago, sono un mago. E ho droppato pure un enderpearl, ragazzi. Mamma mia, che spavento, che spavento. Allora, ragazzi, io direi di chiudere qui questo episodio perché mi sa che è durato già un po'. Io continuo a farmare. Attenzione, creeper in avvicinamento. Un attimo, ammazziamo questo creeper. E... ok. Chiudo qui questo episodio e ci vediamo al prossimo episodio. Intanto io farmo un po' di stringhe di legna e cerchiamo di risolvere già il problema del cibo. Qua bisogna solo farmare. Ciao a tutti!